Abbiamo un'arma in più contro la fatica durante i nostri allenamenti e le nostre gare. E soprattutto abbiamo un'arma in più per fare in modo che la fatica diventi più sopportabile. Resta qui fino alla fine del video perché ti spiegherò bene come fare. Però prima voglio farti una domanda a cui ti chiedo di rispondere nei commenti. Hai presente la differenza di percezione di fatica che hai quando ti alleni da solo, ti alleni con altri oppure fai una gara? A parità di intensità, magari anche di, parliamo di carico esterno, di passo espresso, quindi stessi minuti al chilometro, identici, in allenamento da solo, in allenamento in gruppo, in gara, che differenze noti? Probabilmente la maggior parte di voi risponderà che in gara sente un po' meno la fatica. Allenandosi con gli altri rispetto ad allenarsi da soli, sente un po' meno la fatica. Eppure stai andando alla stessa velocità. Stai esprimendo lo stesso carico, ma la percezione che fa parte, non solo, ma è parte del carico interno, la percezione della fatica è diversa. Questo perché? Facciamo un passo indietro. Siamo troppo portati a ragionare separando gambe e testa, ma noi siamo un unico organismo. Il sistema nervoso e il cervello sono connessi, fanno parte dello stesso meccanismo, sono la stessa macchina delle gambe, del cuore, tutto il sistema che porta l'ossigeno e i carburanti necessari per bruciarlo alle cellule muscolari delle gambe. Siamo sempre noi. Eppure noi ragioniamo gambe e testa. Ma se fai mente locale a quello che abbiamo detto, come mai a parità di intensità io percepisco la fatica diversa, ti renderai conto che questa separazione non ha senso. Chi ha letto il mio libro L'equilibrio della corsa avrà letto il secondo capitolo in cui parlo dei parametri limitanti della corsa. Parliamo di V2 max, parliamo di soglie, ma poi parliamo anche di aspetti appunto mentali, o meglio dire psicofisici. Parliamo del central governor e del modello psicobiologico. Nel modello psicobiologico si teorizzano diverse cose, si dimostrano diverse cose, in cui ad esempio la stanchezza mentale incide fortemente sulle prestazioni di endurance, e qui ti dovrebbe far accendere una lampadina rispetto a quello che abbiamo detto sinora. E poi uno dei grossi fattori limitanti è la nostra percezione della fatica rispetto alla motivazione a sopportarla o meno. Pensa ai tuoi finali gara. Magari nei chilometri precedenti hai avuto un fortissimo calo o un calo dato proprio dalla tanta fatica che stavi sopportando, eppure l'ultimo chilometro riesci a fare forse il chilometro più veloce di tutta la gara. A meno che tu non sia partito veramente troppo forte all'inizio, bruciandoti completamente le probabilità di successo di quella gara. Quell'ultimo chilometro è perché il tuo organismo, che è andato in protezione in un momento di ampia fatica, apre i rubinetti, ma anche sei tu, volontariamente, involontariamente, che accetti di superare quella percezione di fatica, di sentirne meno, perché sai che comunque lo sforzo durerà ancora per poco tempo. Cosa che invece difficilmente succede a 12 km dalla fine della maratona. E allora, tornando alla domanda che ti ho fatto, come mai a parità di intensità da solo probabilmente avrai scritto che senti più fatica che in gruppo rispetto addirittura che in gara? Beh, perché in gruppo magari c'è la condivisione della fatica con gli altri, quindi non sono da solo a sopportare questo fardello, e poi c'è anche magari il confronto con gli altri, non voglio sfigurare, voglio reggere il passo degli altri, e magari gli altri stanno pensando la stessa cosa verso di te e insieme vi fate forza. La parte psicologica succede anche nelle gare dei professionisti, in maratona, ma addirittura nelle gare in pista, rimanere da soli è sempre più faticoso. Quindi, come dicevo, per lo più in gara se rimani da solo è più faticoso nel caso invece di essere in un gruppo, però poi in gara interviene anche un altro meccanismo, la motivazione a sopportare più fatica. Perché? Perché c'è la motivazione di arrivare al traguardo, e questo è molto molto importante. Tutto questo ci introduce un discorso di una cosa che noi possiamo allenare, anzi due cose che possiamo allenare per ridurre la percezione di fatica e migliorare le nostre prestazioni. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso ha un punto forte in comune che devi aver per forza recepito. Mente e gambe separate non esistono. Noi dobbiamo valutarci sempre in un aspetto psicofisico, e ti apro una parentesi. Le nostre prestazioni
Tante volte diciamo che la corsa incide su come stiamo durante la giornata. Mi sono fatto una bella corsa, sono più energico, ma è anche il contrario. Come va la nostra giornata incide sulla corsa, come ho dormito, come ho riposato, quanto sono arrabbiato, quanto sono sereno dal punto di vista positivo, quanto voglia di riscatto, quanto è un periodo dove ogni minima cosa mi affossa o dove un periodo dove mi può anche passare un camion sopra che rimango forte. Sono tutte cose che sono tutte connesse. Non possiamo ragionare su di noi come runner, come lavoratore, come marito, come moglie, come figlio, come padre. No, noi siamo una persona che svolge un'attività per passione, ma quella passione può essere assolutamente influenzata, anzi è influenzata da tutto il resto. Bene, fatto tutte queste precisazioni, noi questo aspetto lo possiamo allenare, cioè la capacità di sopportare la fatica e di trovare degli strumenti, delle chiavi che ci permettano di gestirla meglio. Se io in allenamento correndo da solo ad alta intensità sento fatica 9 e a parità di intensità in gara sento 7, potrei fare in modo che quel 9 diventi un 8, così in gara poi diventi un 6. Non so se mi sto spiegando su questo aspetto. E come farlo? Beh, prima di tutto facendo allenamenti faticosi anche da soli. Allenarsi in maniera faticosa, fare degli allenamenti faticosi anche da soli è importante. Abbiamo detto tante volte quanto la maggior parte degli allenamenti non debbano essere impegnativi. I famosi fondi lenti o le corse a bassa intensità. Però se tu hai scelto di correre non può non piacerti la fatica. La fatica non è un avversario, la fatica è un'amica molto difficile con cui fare amicizia, ma per fare amicizia dobbiamo frequentarla. E questo è molto molto importante. Se corri magari solo per stare bene, senza competere, ci può anche stare di non fare chissà quali sfide contro te stesso per migliorare sulle prestazioni. Ma se vuoi migliorare, e forse anche solo nello stare bene, beh insomma con la fatica qualche uscita ce la devi fare. E questo è un aspetto. Mi alleno a sopportare la fatica, nei limiti, nell'equilibrio dei carichi, ma mi alleno. E un'altra arma, che è quella di cui ti voglio parlare, per cui ti ho portato fino a qui, ma mi serviva farti fare questo ragionamento, è il self-talking, cioè parlare con te stesso. Sembra un po', io dico a volte, l'ho detto anche in una puntata di Run Nation, il podcast che ho su Spotify e tutte le piattaforme insieme a Marco Raffaelli, in cui diamo notizie, commentiamo, diamo consigli di corsa, seguilo se non lo fai. È un po', mi sembrava anni fa un po' un'americanata, ma poi ho studiato, ho provato, ho visto che tanti professionisti lo usano, parlare con se stesso e non raccontarti ovviamente una barzelletta, perché ci sono delle regole da seguire. Anche qui ti faccio fare un ragionamento. Quante volte del finale gara abbiamo già parlato perché, diciamo, ci sono ancora poco da soffrire, ma quante volte in un finale gara qualcuno, un tuo familiare, oppure qualcuno che è lì solo a vedere, che ti applaude, ti incoraggia, o al passaggio in alcuni momenti delle gare, o se penso alle gare più partecipate, quasi tutto il percorso, il fatto che qualcuno ti sostenga, ti applauda, ti dica forza, ti dà coraggio, ti fa sentire meno la fatica. Beh, puoi farlo da solo, puoi parlarti da solo, puoi incoraggiarti da solo per superare quei momenti di fatica. È un po' strano le prime volte. Anche questo va allenato, perché deve essere una cosa che nel tempo diventi automatica e che non sia una cosa forzata di quasi, che magari ti può mettere anche in imbarazzo. Vedremo alcune regole fra pochissimo, ma prima questo aspetto. Ci sono professionisti, ma anche amatori evoluti, che dicono di io utilizzo un mantra. Uso una frase per incoraggiarmi nei momenti più difficili, nei momenti in cui c'è da tenere, nei momenti in cui un avversario mi ha raggiunto, nei momenti in cui io voglio raggiungere qualche avversario. Questo mantra, questa frase, questo self-talking, cioè parlare con te stesso, deve avere alcune regole. Intanto usa la seconda persona, non usare la prima. Perché la seconda? Perché è come se tu uscissi fuori da te, non sei quello che prova fatica, sei il tifoso che ti fa il tifo. E quindi ti dice, Simone ce la puoi fare. Ok? Anzi, Simone, ce la farai. E l'altro aspetto è non parlare in negativo, perché il nostro cervello percepisce prima il verbo, adesso ti faccio un esempio, e poi la negazione, cioè Simone non devi mollare, lui percepisce, lui, l'omino del cervello, come diceva Fabio De Luigi quando imitava un personaggio del Grande Fratello tanti anni fa, percepisce la parola mollare. E ci mette di più a elaborare la negazione. Invece questo deve essere un messaggio veloce che tu ti ripeti tipo mantra
decine e decine e decine di volte, lo puoi dire a voce alta, lo puoi pensare, ti ci puoi concentrare, e questo ha anche un altro beneficio: ti distrae dalla percezione della fatica, ti incoraggia e ti distrae, ti incoraggia e ti distrae. Provalo, prova quest'arma, prova, inserisci allenamenti impegnativi nella tua preparazione, qualunque sia il tuo obiettivo, ovviamente sempre con equilibrio e coerenza rispetto al tuo percorso, e prova questo mantra, prova, ripetilo, 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 e poi provalo anche in gara e scrivimi com'è andata. E poi dopo, se vuoi un esempio di allenamento impegnativo per preparare le tue gare, te ne lascio uno qui, che puoi assolutamente cliccare ed andare a guardare, ad ascoltare, per allenarti ancora meglio e diventare un runner consapevole e felice. Buone corse!